sai come a tutti può capitare di dover usare solo una mano per videogiocare, per esempio nel caso in cui sapete cosa intendo, eh? Oppure anche vi può capitare che per esempio state una lezione a un posto che sta seguendo un corso e volete giocare, avete l'impellente voglia di giocare ma non volete farvi beccare, magari a scuola. Ebbene, ho la soluzione per voi: giochi ad una mano. Sai, durante quei corsi che abbiamo fatto tutti, la mia soluzione è stata quella di prendere il mio bel notebook X61, fingere di prendere appunti e farmi una maratona di Boson X. Boson X è il gioco a schermo che state vedendo ora. È tutto qui, un infinite running. Però, fidatevi, è abbastanza intrippante, perché diventa sempre ma sempre più veloce e stargli dietro è quasi impossibile verso la fine, se ha una fine. Altro titolo che ho usufruito durante corsi inutili o durante lezioni universitarie talmente noiose che ho voluto ottimizzare i tempi è Ink. In questo gioco bisogna passare tutto il tempo a schizzare, che è un platformer come potete vedere, ma lo schermo è vuoto, quindi vi toccherà schizzare in giro come Rocco dei tempi d'oro per capire dove saltare. Ma fidatevi, una volta riempito tutto lo schermo non vi sarà così facile finire il livello comunque. Questo gioco crea molta dipendenza ed è un gioco skill based only. Poi abbiamo Beat Trip Runner 2. Questo gioco è sempre un infinite running, però quando bisogna spingere il bottone, lì sta tutto il problema. Questo titolo è il titolo che per l'appunto io, over trentenne, con figli a carico, ho usato perché obbligato a tenere in braccio mia figlia. Quindi l'unico gioco che potevo fare era questo. Spingi bottone, salta, però devi trovare il tempo giusto. Si può dire che è un rhythm game a un solo tasto ed è una spina nel culo ai livelli altissimi. Grafica bellissima, cartunosa, rilassante, ve lo straconsiglio, soprattutto sotto acidi. Fine, oggi voglio chiudere questa lista con One Finger Death Punch. Questo gioco l'ho usato nel periodo in cui la mia cagnolina stava male e quindi ero costretto ad accudirla. Ovviamente dovevo stare ore e ore con lei ad accarezzarla, tranquillizzarla con la flebo, quindi per tenermi sveglio giocavo a questo gioco. Questo gioco, a parte il lato emotivo, ci sono affezionato perché è molto ma molto bello anche. Un'idea di game design pazzesca. Con una mano il game design ha messo a segno un picchiaduro a scorrimento. Per davvero. Alla fine è un altro rhythm game a una mano. Però l'idea, dal mio punto di vista, è geniale. Questo gioco mi ha regalato un sacco di ore prima di finirlo. Prima o poi prometto che giocherò One Punch Finger Death Punch 2. Che cazzo ho detto? Vabbè, avete capito. Ciao!